Per me il rally è uno sport estremamente completo. Il pilota deve avere decisione, coraggio, abilità, velocità, destrezza, resistenza. È un continuo adattamento, il pilota si deve comunque adattare alle diverse condizioni del terreno, del meteo. È uno sport molto difficile. È uno sport motoristico che però racchiude il fascino di poter transitare su strade aperte, che quindi il giorno prima sono magari percorse da persone comuni. Sono strade sinuose, devono essere delle strade che mettono a dura prova la capacità ovviamente del pilota. È un'esperienza fantastica, per me è un lavoro e la mia squadra è la mia famiglia. Le note sono un codice. Durante le ricognizioni ogni pilota detta le note, il navigatore le scrive il primo passaggio, poi il secondo passaggio il navigatore le detta e farà la stessa cosa poi in gara. Abbiamo diviso le curve in velocità. La sinistra 1 è lenta, la sinistra 6, 7 è più veloce chiaramente a salire. Prima della staccionata 3 meno sinistra, 20. Pulito, dopo il cemento, 2 meno corta, 30. Col navigatore in pratica ci chiudi in 3 metri quadrati per ore e ore, giorni interi, per cui il feeling deve essere totale. Dalla prima curva devi riuscire a entrare in simbiosi col tuo pilota e fare tutta la prova in un solo respiro. 10, giù, 4 più tenere con destra 3 più, con sì sinistra 3 più, lunga tenere per 3 più, finita, poi apre. Il rally è del pubblico. Il pubblico può stare vicino alle macchine, sia in parco assistenza quando noi arriviamo, a pochi metri da noi, e sulle prove speciali, sempre presidiati dai commissari, però può vedere i passaggi a lato strada. Quando vedi le colline piene di gente, che fortunatamente succede, questa è una bella cosa, a me mi emoziona ancora dopo tanti anni. La notte è il ricordo di quello che poteva essere soprattutto il passato dei rally. C'erano molti più rally di notte, adesso invece ci sono pochissime prove di notte. Per noi navigatori è altrettanto difficile perché devi comunque leggere al buio, e hai una lucina che ti illumina solo il quaderno delle note, ci sono i flash che ti ricordano a volte dove sei, che c'è comunque il pubblico. Devi avere i freni, devi avere l'assetto, devi avere il motore, devi avere la guidabilità, la precisione, perché si va in strade strette, sporche, bagnato, neve, sterrato, troviamo tutto. Per cui ecco, ti dico subito, il rally è il vero sport dell'automobile.